Si sono appena concluse a Liberi le riprese del cortometraggio sulla vita di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che tanto interesse ha suscitato già prima di uscire. Inutile sottolineare le emozioni e la fatica per la realizzazione del corto del regista Michele Schiano da un'idea di Lorenzo Applauso. Noi abbiamo incontrato sul traghetto per Ischia, dove si recava per un nuovo lavoro, il protagonista, il bravissimo Pier Giuseppe Francione, che nel corto era Sant'Alfonso. E sentite che cosa ci ha detto. Sicuramente Sant'Alfonso, come tutti i personaggi di un certo calibro spirituale che hanno sacrificato una propria esistenza per una missione, richiede grosso impegno e io non ho fatto altro che, oltre che studiare e prepararlo, poi ho lasciato che il personaggio, insomma, prendesse vita in modo molto molto naturale, senza forzarlo, e in qualche modo ha fatto tutto il personaggio, l'attore poi osserva che accada qualcosa, insomma. Tu sei stato e hai avuto anzi il privilegio di entrare e per la prima volta una troupe entra nella cella di Sant'Alfonso. Hai provato emozione? Guarda, io nel momento in cui l'ho fatto non ero a conoscenza, quindi questa, no, questa cosa non la sapevo. Sta di fatto che sì, insomma, è stato emozionante più che altro la scena, il contesto, il senso di quella scena. Poi è chiaro, sapere che poi nessuno era entrato lì, nessuna troupe, ed essere stato, insomma, l'unico attore al momento a essere entrato in quel luogo è motivo di orgoglio, C'è sicuramente. qualche scena in particolare che ti ha colpita? Come intensità, ecco. Anche perché ero con l'amica Sara Falanga, attrice, che ci conosciamo da 15 anni, è stata un po' quella con la meretrice, anche perché poi quando c'è un bel feedback con l'attrice e col personaggio è sempre più bello. Poi è chiaro, il ritorno, diciamo, di Sant'Alfonso con la popolazione è sempre molto molto intenso, il rapporto col popolo, con le persone. Da quasi Ischia è tutto Lorenzo Applauso e Pier Giuseppe Francione per Caserta Sera.it.